Ciao, con questo breve video oggi vi propongo una pratica chiamata in diverso modo in base alle tradizioni yoga, il movimento della tigre, i movimenti del gatto, il balzo della tigre, il movimento circolare. È utile per sciogliere la colonna, può essere fatta al mattino o la sera. È molto utile per la respirazione, per chi ha problemi di asma. Quello che dovete fare è mettervi un tappetino a terra e iniziamo a praticare. Come prima cosa vi mettete in appoggio sui quattro punti, i palmi delle mani sono ben aperti, quindi le dita sono ben distanti tra di loro, mano sotto le spalle, ginocchio all'altezza dell'anca. E cominciate così con una inspirazione in arcare la schiena e all'espiro il movimento contrario, quindi fare una gobba un po' come fa il gatto quando si stira. E all'inspiro e all'espiro. All'inspiro magari il peso si sposta un pelino avanti sulle mani e all'espiro la gobba va a inarcare la schiena e ci spostiamo un pelino indietro sulle ginocchia andando un po' a oscillare con il peso. Ai fini del video io ho mostrato un gesto non molto ampio, voi potete partire con un piccolo gesto, poi andare man mano che la colonna si scalda ad ampliarlo. Dopodiché vi fermate e andate a riposarvi qualche istante in questa posizione, la posizione della foglia, con le mani appoggiate a terra, due pugni per sostenere la fronte, oppure sul pavimento direttamente in base alla vostra duttilità, alla mobilità della vostra schiena. Una pausa che dura circa 7-8 respiri. O anche di più, e poi riprendete il movimento cercando di guidarlo diversamente, facendolo partire proprio dalla zona delle anche. E quindi all'inspiro e all'espiro. Se sentite l'esigenza al termine di un inspiro o di un espiro di fare una piccola pausa, se il corpo vi comunica questa esigenza, concedetegliela. Questo movimento presenta diverse varianti. Possiamo anche appoggiare gli avambracci a terra e riprendere questo gesto andando a sentire quali sono i cambiamenti del nostro corpo in questo gesto, se sentiamo delle varianti, delle variazioni. E anche qui, dopo aver effettuato diversi respiri, andiamo di nuovo a riposarci, poggiando la fronte a terra, con le spalle laterali che colano, quindi le braccia sono laterali che colano, oppure li posso poggiare sulla fronte, i glutei sono a contatto con i talloni, la schiena si inarca, si distende e si rilassa. Come vedete, io ai fini di video scelgo sempre di avere il sole che mi illumina e mi scalda, mi piace molto l'effetto del sole mentre faccio la pratica. Andiamo ancora a eseguire una variante dove andiamo a muovere solo il collo, quindi e all'inspiro portiamo il viso e lo sguardo sul tappetino davanti a noi, sul pavimento, e all'espiro lasciamo colare il collo, quindi la schiena rimane ferma. E all'inspiro e all'espiro. Possiamo anche andare un po' a lavorare sulla parte dorsale e quindi fare un movimento un po' opposto. Quando io inspiro, inarco la schiena e la testa guarda avanti, quindi andando a fare un po' il contrario del movimento di prima. E all'inspiro vado su e la testa guarda giù. Ripeto, espiro gobba e guardiamo nel tappetino davanti a noi. Questo è l'espiro. Lo esaspero un po' il movimento così riuscite a vedere bene.
all'inspiro scendo con la schiena e anziché guardare avanti guardo verso l'ombelico. E questo va benissimo per chi sta molto seduto, magari per lavoro in questo periodo, va a sbloccare molto bene la zona della dei dorsali. Eseguo ancora una volta e all'inspiro guardo l'ombelico, ben inspiro profondo, espiro gobba e guardo un pochino avanti. Dopo aver eseguito anche qui alcuni movimenti, torno, mi riposo. Può essere anche utile, oltre a questo riposo, andare nella posizione del cucciolo, fronte a terra, andare a tirare bene la schiena, mi raccomando i palmi delle mani sono ben aperti, le dita sono ben distanti tra di loro in modo tale di aprire bene le spalle. Qualche respiro. Con il naso, mi raccomando. E quando abbiamo terminato la pratica, ci possiamo sedere nella posizione che riteniamo più comoda, così come siamo più comodi.